Le funzioni con nome nei fogli Google consentono di salvare e assegnare un nome alle formule personalizzate che crei e quindi di poterle riutilizzare in altri file dei fogli Google. Questa funzionalità consente moltissime opportunità e semplificazioni. Una volta create queste funzioni custom, chiunque del tuo team potrà importarle e utilizzarle ogni volta che lo desidera, senza nemmeno il bisogno di capire come funzionano effettivamente. Basta pensare ad esempio a formule complesse in ambito di finanza o analisi dei dati. L'esperto dei fogli di calcolo del tuo team potrà creare una libreria di funzioni utili e tutti le potranno utilizzare richiamando il nome personalizzato, con la stessa semplicità di come si utilizza la funzione somma o import range. Ti mostro subito come creare una funzione con nome nei fogli Google da questo esempio. Nel mio video precedente ho creato un sistema di rating utilizzando la seguente formula. Ripeti, codice carattere, il codice del carattere ed il numero di ripetizioni per le quali il carattere dovrà essere ripetuto. La formula è al solo scopo esemplificativo, non è particolarmente complessa. Tuttavia, ti mostro come poterla utilizzare in modo più immediato e semplificato tramite dati, funzioni con nome. Si aprirà questa barra laterale, nella quale vado a creare una funzione che abbia un nome accorciato, che contenga solo i parametri effettivamente necessari, in riferimento alla mia formula. Aggiungi nuova funzione. Nel primo campo dovrò assegnare il nome alla mia funzione. Si tratta del nome con la quale l'andrò a richiamare, ovvero come ad esempio ripeti. In questo caso, creando un sistema di rating basato sulle stelle, la chiamerò Star Rating. Come descrizione inserisco ripeti il carattere stella tante volte quante indicato nel parametro. Queste informazioni sono importanti perché appariranno all'interno della funzione proprio come succede nelle funzioni integrate, quelle native. Nomi che fungono da segnaposto per gli input futuri, in questo caso ho bisogno di questa informazione, poiché il valore della cella, in questo caso B2, è dinamico quando passo alla riga successiva, dove sarà appunto B3, per cui lo chiamo valore. In quest'ultimo campo devo andare a definire la funzione con nome utilizzando i segnaposto mostrati sopra. Ah, devo premere invio per poter inserire l'argomento. In questo caso scriverò esattamente questa funzione andando a sostituire l'ultimo parametro con quello che ho appena definito, ovvero valore. Proseguo cliccando su avanti. A questo punto mi viene chiesto qual è la descrizione dell'argomento valore, in modo che mi compaia anche in questo caso come informazione all'interno dell'helper cliccando sul relativo parametro. Posso quindi andare a prendere effettivamente quella presente nella funzione nativa poiché si tratta della stessa informazione. E come esempio di argomento di valore inserisco un numero, 3. Creo ed ecco che mi viene creata la mia funzione, che rimane salvata all'interno di questo foglio per poter essere riutilizzata o importata in altri fogli Google. Andiamola subito a provare. Vado ad eliminare queste informazioni, queste formule, per andarci a scrivere la mia nuova formula, che si chiamerà StarRating. Come parametro inserisco solo valore, poiché l'informazione del carattere stella è intrinseca nella formula in quanto l'ho definita in fase di creazione. Quindi vado ad indicare quante volte deve essere ripetuta la stella e chiudo la parentesi. Ed ecco qua che il sistema di rating è stato generato allo stesso modo dell'utilizzo della formula in modo, diciamo, esteso, nativo, però applicando semplicemente la funzione personalizzata. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ci saranno sicuramente altre occasioni durante i miei video dove utilizzerò le funzioni con nome per ambiti più complessi. Ti
Ti invito pertanto a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, per rimanere aggiornato sull'uscita dei miei prossimi video, e lasciarmi un commento se hai dubbi, curiosità o qualsiasi domanda tu voglia pormi. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!